100 anni fa, il 6 dicembre 1920, nasceva Antonino Caponnetto, il giudice la cui memoria resta indelebile per il suo impegno nella giustizia e nella lotta contro le mafie. Da 10 anni è ricordato a Pistoia con un premio a lui dedicato. Se il Covid ha impedito lo svolgimento dell'evento, gli organizzatori, la Fondazione Un Raggio di Luce Onlus, il Centro di Documentazione, il Progetto Don Milani e la Fondazione Caponnetto, hanno voluto fare memoria dell'ex magistrato rilanciandone i valori e le parole. Destinatari principali erano i giovani, cui spesso Caponnetto, che oggi riposa a Pistoia, città dove arrivò a 10 anni con la sua famiglia da Caltanissetta, si rivolgeva. Non so se conoscete uno dei più bei messaggi, forse il più bello, il più ispirato di Don Tonino Bello, indirizzato proprio ai giovani. Vivete la vita che state vivendo con una forte passione. Non recintatevi dentro di voi. Appassionatevi alla vita perché è dolcissima. Mordete la vita. Vogliamo ricordare il giudice e quello che lui ci ha insegnato, e cioè i valori di cultura della legalità e difesa della giustizia. Legalità che in questo momento significa difesa dei diritti dei più deboli, in particolare delle donne e di chi è diverso, penso anche alla comunità LGBT. Come ricordare Caponnetto oggi, combattendo contro la mafia, sempre e comunque. Crediamo che ugualmente sia importante ricordarlo, ricordare il suo insegnamento in questo momento di emergenza, in questo momento così delicato che va al di là diciamo, del tempo. E Caponnetto aveva questa capacità straordinaria di lanciare il suo messaggio al di là delle circostanze presenti e lo rivolgeva alle generazioni future.